Benvenuti in questa sera abbastanza fresca qui al San Filippo Neri, anzi all'Aurelio Stadium, e la sfida sarà tra San Filippo Neri e Maccabi. Questo sarà un recupero visto i temporali disagi che ci sono stati a invadere con tantissima acqua i campi romani, e sarà il recupero del terzo turno di UEFA Super League. L'arbitro Palleschi e gli assistenti Salvitti e Maestrucci. Andiamo ora a raccontarvi le formazioni titolari per quanto riguarda il Maccabi, dove troviamo l'allenatore Ascoli, poi Bianco, Bondi, Fiorentini, Funaro, Gioia, Moretti, Piazza Sed, Piperno, Sotgiu, Spagnoletto e Veneziano. Questi titolari del Maccabi. Ora andiamo a vedere il San Filippo Neri, che giocatori andrà a schierare, e saranno Adamo, il capitano, Bisci, Bocci, Bracci, Cacioni, Chiaiese, Gallo, Pacifici Muzzi, vice capitano, Sebastiani Luca e Sebastiani Paolo. Questa è la formazione scelta da parte del San Filippo Neri, e a breve daremo il via al calcio d'inizio con la voce da bordo campo, proprio ad assaporare ogni singola azione da parte di Fabrizio Branco, mentre l'occhio di falco che ci darà la possibilità di vedere questa partita in diretta, Massimo Montiroli. Ricordiamo che questo sarà un recupero visto il maltempo che ha invaso Roma la settimana scorsa, che ci ha ostacolato in tutte le partite. Molte sono state rimandate purtroppo per il maltempo, campi allagati. Ora tutto pronto al fischio d'inizio, sarà l'arbitro Palleschi a dare quel suono inconfondibile alla partita per iniziare questo terzo turno di UEFA Super League. Ricordiamo, il San Filippo Neri in questo caso attaccherà da sinistra verso destra in tenuta bianca, mentre il Maccabi da destra verso sinistra in tenuta arancio. Parte subito con una costruzione dal basso. Giro palla. Ottimo il pressing del Maccabi subito con il numero 9, fa salire il 23. Vediamo che forse riescono a mantenere la palla in campo. È così. Vediamo se riesce a trovare il fraseggio con i suoi compagni vicini. Ricordiamo inoltre le dirette sulle nostre pagine tra Monterotondo e Janus, punteggio di 0-1 dal trentesimo, diretta canale YouTube Live Calcio Elite, e ce ne sono altre tre in contemporanea che andranno su Live Sport Academy e Federazione Calcio Video. In questo caso Flavio 91 DLF Ciampino, pagina Facebook Campionato d'Elite, riprese Live Sport Academy. Mentre sul campo Certosa, Orione Ognissanti Montagnola, diretta pagina Facebook Campionato d'Elite, riprese Live Sport Academy. E campo Agapito Sbardella Giardinetti Unione Ferrovieri Borgo Rosso, diretta a canale YouTube Live Calcio Elite, riprese Federazione Calcio Video. Subito stoppato il gioco. Vediamo un po' di difficoltà per il numero 4 del Maccabi. Bondi si è infortunato dopo 2 minuti di gioco. Anche il freddo previsto ai 14 gradi e probabilmente alle 22 prevista anche pioggia, sperando che ci consenti le riprese. Rimessa laterale ora per il San Filippo Neri. Stop di esterno. Tenta il lancio, la spizzata, attenzione, la prolunga, scende sulla fascia sinistra. Vediamo ora il numero 11. Pronto a scaricare verso il suo compagno, vertice dell'area di rigore. Scarico ancora, vediamo se gira verso il suo compagno. No, la tiene ancora in zona vicino. E pronto a rientrare il appena fortunato Bondi, che
che recupera la sua posizione. Ora il Maccabi riperde subito palla, limite dell'area di rigore, il tiro da fuori area, fuori. Subito aggressivo il San Filippo Neri, che non perde tempo e cerca subito la porta con questo tiro che si spegne un po' debole sul lato destro del portiere. Ora contrasto probabilmente sul volto, non vede il direttore di gara. C'è un attimo un'interruzione, si scusa, grande fair play, il 22. Pronto a battere questa rimessa laterale verso Bondi. Lancio lungo, attenzione, vediamo se riesce a mantenere la palla in campo, non riesce il numero 11. Del Maccabi, in questo caso Fiorentini non è riuscito a mantenere in campo il lancio lungo del suo compagno, buona la difesa, ora ancora non la mantiene, rimessa laterale, sarà il numero 22 del Maccabi a battere il fallo laterale. Bondi scarica verso il 44, giro palla centrale, vediamo ora il 6 che cerca di impostare l'azione, la palla torna verso Bondi, il controllo non è dei più felici, si fa vedere il 22, ora scarica vicino, vediamo che la portano centralmente, vediamo se la scaricano, attenzione agli interventi, scivolata, non riescono comunque a mantenere la palla in campo, grande il pressing del San Filippo Neri che non consente di impostare il gioco. Anticipo ora del Maccabi che si rifugia in fallo laterale, sarà il numero 19 a rimetterla in gioco, Bocci, ecco la palla, limite dell'area di rigore, vertice destro, attenzione, circondato da maglie tutte arancioni, il portiere pronti a ripartire. Pronto al rinvio, probabilmente andrà con i piedi a rinviare lungo, il rinvio non colpita benissimo, un po' di esterno, il 23 non può nulla, non riesce a controllare Bianco questo pallone abbastanza difficile sul pressing dei giocatori in tenuta bianca, ora il numero 10. Meglio Bracci, meglio! Bracci non riesce ad impostare il gioco. Sarà Sotigiu a battere questo pallo laterale, non riescono comunque a mantenere la palla i ragazzi del Maccabi, prova il passaggio filtrante, di poco non passa, buono e vigile il difensore a metterci una pezza. Sta spingendo molto il San Filippo in questi primi minuti, cercando di mettere in chiaro subito chi comanda e chi vuole portare a casa questi tre punti. Ora lo scambio non riesce, il triangolo vengono chiusi, ma recupera il possesso, un po' in fatica il Maccabi con il possesso, si rifugiano verso il portiere che va a liberare tutto, ma ancora la palla per il San Filippo Neri, non controlla, attenzione al 22 che cerca di recuperare palla intelligentemente, va a prendersi un ottimo fallo. Ora ancora il numero 22 del Maccabi che gira verso il numero 6, il suo compagno. Devono portare con più velocità questa palla in avanti perché il San Filippo Neri si posiziona benissimo. Le formazioni dovrebbero essere speculari con un 4-2-3-1-1. Buona l'uscita, si allunga troppo la palla, ora passaggio in profondità, viene chiamato il fuorigioco, non fischia il guardalinee però. Troppo lunga questa palla, non la può raggiungere. Probabilmente dovremmo fare anche una rettifica sulla lista che ci è stata data. Vedo giocatori non schierati come titolari.
Buono il passaggio in mezzo, svirgola tutto. Spagnoletto che regala questo calcio d'angolo. Potrebbe essere pericoloso. Primo calcio d'angolo. Ecco ora il cross in mezzo, attenzione, svetta il colpo di testa, ma viene visto un fallo, probabilmente si appoggia con le mani, non consentendo il salto del difensore. Ora palla verso il 22 che non controlla, la liscia purtroppo. Piperno non è riuscito a tenere questa palla, passaggio molto semplice. Attenzione, viene preso in pieno, probabilmente nelle parti più delicate. Sentiamo le urla dal campo. È stata una bella botta. Se la lista non ci inganna, Piperno ha subito questa pallonata. Ovviamente del tutto involontaria. Chiagliese purtroppo nel provare a metterla in mezzo ha trovato Piperno a fare opposizione mettendoci coraggiosamente il corpo, infatti costretto ad uscire perché la botta è stata molto evidente. Scusate, altro calcio d'angolo per il San Filippo, questa volta lato destro, si portano a due. Momentaneamente si sta vedendo solo il San Filippo Neri. Maccabi per ora non ha creato situazioni particolari. Pronto al cross il numero 7, eccolo, bella tesa in mezzo, il portiere la chiama ed esce, però la smanaccia centrale, attenzione, questo è un errore che può portare conseguenze gravi perché sappiamo che per liberare non bisogna mai andare per vie centrali, ma sempre ad ostacolare il gioco avversario. Quindi di solito quando il portiere la chiama ed esce o va in respinta si opta per le zone laterali, che è più difficile magari impostare e magari andare a un tiro al volo come poteva essere in questa occasione, solo che il numero 13 ha svirgolato nel momento decisivo. Partita abbastanza equilibrata, ricordiamo che momentaneamente il cielo ci consente di giocare senza la paura della pioggia che nella giornata precedente ci ha impedito di poter farvi vedere e sentire le varie partite perché rimandate per maltempo. Buona la giocata ancora San Filippo Neri, numero 10 ora si prende questa punizione. Bracci, tutte e due le squadre nella metà campo del Maccabi, diciamo un atteggiamento un po' troppo remissivo da parte dei giocatori in maglia arancio. 19 largo a destra, anche largo verso la sinistra, però vediamo anche Bianco che va a coprire subito. Questo è un cross morbido in mezzo, va a saltare ora Piperno a liberare. Attenzione a questo stop regalato, buono il controllo, prova ad andare il numero 9 in tutta velocità, non riesce a superare la difesa. Ora si inizia a vedere un po' il Maccabi, numero 2 prova a superare il numero 8 ora per vie centrali, ancora in qualche modo si ricomincia dal portiere. Rinvio lungo, ma stop infelice e palla regalata da parte dei fiorentini al Maccabi. Era vicino, il controllo non ottimo, passaggio troppo filtrante, vediamo il 6 a coprire,
Il 2 subito a portare pressing verso il portiere. Vediamo come andrà a liberare. La palla finisce verso il giocatore avversario. Ha provato un sombrero. Attenzione, si ostacolano i due con il numero 7. Buona la scelta di ricominciare dal proprio compagno sulla fascia laterale destra. Ora per vie centrali lo stop che risulta non semplicissimo con questa umidità. E quindi magari la palla non è facilissima a controllare. La munizione. Che numero è? Chiaiese. Chiaiese, ok, grazie, grazie. Prima ammonizione di questa partita per Chiaiese, numero 2 del San Filippo Neri, per un intervento un po' scomposto. Attenzione a questa palla che può essere pericolosa, ma va a finire nelle braccia comode del portiere del Maccabi. Ancora per via centrale, numero 44 ora. Va a cercare il suo compagnotto che scarica veloce, ma troppo in là, troppo esterna. Spagnoletto non trova il suo compagno. Attenzione, mezza a due, prova a prolungare. La palla arriva comunque verso il numero 2 che tenta, non saprei descriverlo benissimo, pressato da Piperno, il numero 2 va a buttare questa occasione. Chiaiese, il neo ammonito del San Filippo, non ha trovato soluzione migliore. Ora il Maccabi, questo lancio lungo verso il numero 23, tocco di mano no. Fallo del Maccabi, probabilmente una spinta. Ora sul lato sinistro, pronto a battere questo calcio di punizione. Scusate questi colpi di tosse. Numero 20 del Maccabi va a cercare lungo, troppo lungo probabilmente per il numero 9. Esce il portiere che la chiama con comodo ad alzare questa palla. Ancora un lancio a cercare i suoi compagni, numero 8 di prima, bella questa giocata. Non viene chiamato il fuorigioco da parte del guardalinee. Cambio pallone, aspettiamo che... Rimessa laterale sul lato destro. Ora il Maccabi prova ad uscire un pochino, prova a mettere la testa fuori dalla propria metà campo. Vediamo con il numero 20, si incaponisce Gioia in questa azione. Ora sarà giù a battere questo fallo laterale. Ancora si avvicina sempre di più, metro dopo metro, il Maccabi con il suo numero 19. Rimessa lunghissima dentro l'area di rigore, attenzione alla spizzata, buono un intervento del difensore del San Filippo, la svirgolata, azione pericolosa, prova ora a lanciare senza neanche guardare, magari una palla meglio gestita, non così repentinamente, sarebbe stata un'opzione migliore. Pressing del numero 9 sul possesso San Filippo. Calma, calma. Verso vie laterali ora. L'allenatore chiama il giro palla per allargare il campo e far correre i ragazzi del Maccabi. Ora c'è pronto lo scarico, leziosismo da parte di entrambi, sia del San Filippo Neri che del Maccabi. In questo caso Piperno e Chiaiese, insomma, hanno osato un po' troppo. Ora il numero 18 verso il centro, vediamo lo scarico esterno, non riesce a stoppare il numero 7 per andare al tiro anticipato. Rimessa laterale, attenzione alla copertura dei due difensori del Maccabi, un rimpallo sfavorisce l'attaccante e sarà rimessa dal fondo. Stai lì,
Giocata vicino. Ora tenteranno lo scambio centrale, eccolo verso il numero 8, prova lo stop, attenzione, un po' di difficoltà sul pressing del numero 10. Sbaglia il passaggio, l'intervento non consente, attenzione a Piperno, non riesce a stoppare questa palla. Ancora probabilmente disturbato da quell'intervento in copertura che lo ha visto prima infortunato. Una bella botta a distanza, ci ha messo il corpo. Ora il numero 15 sul lato sinistro. Grande, si libera. Una buona finta, prova il passaggio in mezzo. Ancora San Filippo in possesso palla. Ora il numero 2, ancora una volta di tacco. E Piperno a imitarlo, insomma, sembra uno scambio tra i due. Arriva comunque in qualche modo, attenzione, la toccata poteva essere buona. Ma non ci hanno creduto fino in fondo. Serve un po' di grinta al Maccabi se vogliono creare qualche pensiero al portiere. Ricordiamo che l'UEFA Super League è un format innovativo che mette insieme le squadre della Serie A Elite e quelle della Serie B Challenge in un'unica affascinante competizione. La formula ricalca quella del girone all'italiana su incontri di andata e ritorno tra pari grado, con l'aggiunta di sfide incrociate di gare unica tra le protagoniste dei due diversi campionati, da disputarsi sempre sul campo della squadra di categoria inferiore, e le sfide incrociate segnano punti nella classifica dei rispettivi campionati. Per chi si fosse collegato adesso, ricordiamo San Filippo Neri 0 e Maccabi 0 qui all'Aurelio Stadium, terzo turno di recupero. Visto il maltempo che ha invaso Roma nelle ultime giornate, non ci ha consentito di giocare. Esce il numero 10, Bracci, del San Filippo Neri, per cure, per un taglio sulla gamba. Buona l'uscita del 19, gran colpo di testa verso Piperno, ma non si trovano, non si capiscono. Chiaiese lascia il numero 19, Bocci, che andrà in rimessa laterale. Buono lo stop, circondato da maglie fluo. Attenzione, viene chiamato il fallo. Buona la punizione, intelligente. Pronto a rientrare il giocatore appena medicato. Pronto Chiaiese a probabilmente buttarla in mezzo. Salgono le vette, le aquile del San Filippo, diciamo un'altezza media abbastanza importante quella del San Filippo Neri, ma anche il Maccabi ha un paio di elementi molto alti. Limite dell'area di rigore, tutti sulla linea. Ora il cross in mezzo, un po' troppo lungo, nulla di fatto, e si andrà con una rimessa laterale. Sarà il numero 5 a batterla, Bisci. E ritornano indietro, linea difensiva, l'unico a pressare il numero 9 del Maccabi, Moretti. Lancio lungo, non si alza benissimo questa palla, c'è il velo, attenzione, la porta, c'è il tiro, ci mette il corpo il numero 6. Veneziano è andato a metterci il corpo, stoppando un'azione che poteva essere molto pericolosa, perché il tiro era ben indirizzato lato destro del portiere, non so se ci sarebbe probabilmente arrivato. Ancora il San Filippo non riesce a giocare questa palla e riprenderà il Maccabi. Rimessa lunga, lunghissima, non riesce a ricevere la palla il numero 9 Moretti, ma guadagnano campo metro dopo metro. Il Maccabi cerca di trovare la quadra, gli spazi che il San Filippo Neri non lascia questa squadra. Infatti ora il pressing subito sul portatore di palla,
non li fa giocare e sprecano tanto i giocatori del Maccabi. Ricordiamo, negli altri campi ci sono i recuperi. Ricordiamo che sulle dirette canale YouTube Live Calcio Elite e pagine Facebook Campionato d'Elite, riprese di Live Sport Academy, Live Bomber e Calcio Video, ci sono gli altri incontri di recupero di questa EIFA Super League. Non riescono a giocare, a trovare il varco giusto i ragazzi di Ascoli. Piperno ora la stoppa, vede il numero 11 che viene incontro, non c'è lo scarico, c'è la sovrapposizione di Piperno, non viene vista, è sceso, ora vediamo se tornerà. Si sviluppa il gioco ora sulla fascia destra, ancora verso il numero 6. Giocano vicino, la alza troppo, palla irraggiungibile da parte di Piperno, una palla alzata al cielo. Bocci va alla rimessa, attenzione alla gamba altissima non vista da parte dell'arbitro, ha deciso di far proseguire il gioco, però insomma proprio la scarpa sulla testa del giocatore del San Filippo Neri, insomma, potevano esserci gli estremi per un fischio, non era di questo avviso il direttore di gara. Ancora San Filippo, controllo non felice. Prova ad uscire ora il Maccabi con il numero 44, alza questa palla sul lato destro, buono il controllo d'esterno, prova ad andarsene con una giocata, non riesce, perde ancora una volta la palla, regalando la rimessa laterale al San Filippo Neri. La partita al momento che non sta regalando grosse emozioni, ma i ragazzi in tenuta bianca stanno cercando il passaggio vincente, piano piano costruendolo. Sembra un po' più piccola la porta vista dal campo, forse un'illusione ottica. Attenzione al numero 9, visto in fuorigioco. Sarei curioso di andare a vedere la misura delle porte, perché almeno da bordo campo non sembrano delle dimensioni giuste. Ma al di là di questo, ora San Filippo Neri ricomincia tutto tramite il suo portiere. Attenzione al pressing, ancora una volta perdono palla . Ecco ora il lancio lungo che va a cercare Chiaiese sul lato destro. Attenzione ai compagni, prova a metterla dentro, interviene in qualche modo. Attenzione a questi interventi. Tra altro calcio d'angolo per il San Filippo Neri, salgono a 3 momentaneamente. Grande la spinta che riesce a dare Chiaiese sul lato destro di questa fascia. Tutto pronto, numero 7, ora c'è il cross in mezzo all'area di rigore, anticipa tutti, tenta un mezzo tiro, una specie di tiro passaggio, ma non trova nessuno, colpo di tacco, il portiere la chiama, attenzione all'uscita, buono rasoterra a prendersi questa palla, giocata subito, ripersa ancora una volta da parte del Maccabi. Provato il tiro di sinistro, svirgolato, diventa quasi un assist, invece no, arbitro, perdono palla. Arbitro! Arbitro! C'è un cambio
In casa San Filippo Neri entrerà il numero 8. Carta. Al posto di Bracci. Primo cambio. Pressato altissimo il Maccabi. Abbiamo visto un Maccabi un po' più confusionario nell'impostare il gioco. Parecchie volte l'impostazione non è andata a buon fine, mentre San Filippo Neri gioca più palla a terra cercando questi lanci lunghi filtranti oppure le giocate verso le fasce ad aprire un po' gli spazi. Ora rinvio lungo che supera la metà campo, buona l'incornata, chiamato il fuorigioco però del numero 14, Adamo. Non controlla, Chiaiese ora in possesso palla, attenzione al pressing del numero 8, va a scaricare verso il suo compagno in difesa. Buono ora. Carta ne è entrato a scaricare verso il numero 13, si allarga sul 15. Lato sinistro ancora sviluppato il gioco, eccolo ora il lancio lungo, buona l'uscita del numero 6. Veneziano. Rimessa laterale battuta, ancora rimessa bianca. Guadagna metri. Ancora nulla di fatto, ci viene comunicato il trentesimo del primo tempo. Quindi ancora 10 minuti per cercare di sbloccare la situazione dall'una e dall'altra parte. Vediamo, attenzione, bello il colpo di tacco in profondità, ma troppo lungo. Bello a vedersi, poco efficace. Gioca vicino ora il Maccabi. Si fa vedere il numero 8, non visto. Preferisce la giocata verso destra, ora con il destro. Non trova ancora una volta il suo compagno. Abbiamo detto, grande imprecisione da parte del Maccabi, non riesce a trovare diciamo dei controlli felici né i propri compagni. Momentaneamente ha costruito qualcosina di più il San Filippo Neri, conquistando tre calci d'angolo. Palla verso Piperno, vediamo lo scarico. Attenzione, pressato bene, ora verso il numero 11, attenzione al ritorno. Numero 9 addirittura al centrocampo ora. Buona, si gira, buono il passaggio filtrante verso il numero 8, esce bene il portiere, buona la difesa. Buona la difesa di Gallo, che va a chiudere qualsiasi speranza nell'agguantare questa palla. Più corti! Attenzione, numero 8 pressato, ne è entrato. Ora sul lato destro va a cercare, buono questo colpo di tacco, Piperno in profondità, lo lascia, Chiaiese in profondità, scusate, Piperno lo lascia al proprio compagno in marcatura. Numero 8 in pressing, il 7 mette a terra, lo vede centrale, buono questo scambio, troppo lunga. L'arbitro interrompe il gioco e va a richiamare Chiaiese, probabilmente dopo le lamentele dei giocatori del Maccabi. Qualcosa ci è sfuggito. Gioca subito questa rimessa laterale. E va per il lancio lungo. 18 interviene con le mani prima del fischio dell'arbitro, però. Insomma, attenzione a questi interventi perché Gallo ha rischiato il cartellino. Tutti nella metà campo Maccabi, salta bene, prova il tiro, Piperno a liberare, ora è il numero 11,
deve temporeggiare, far salire un po' la squadra, scaricare, portare avanti questa palla. E devono essere un po' più precisi i ragazzi di Ascoli. Buono l'appoggio con il petto. Il controllo sia da parte del numero 20 del Maccabi che del giocatore 13, numero 13 in maglia bianca. 94 a liberare, ora l'11, prova ad appoggiare d'esterno. L'8 ha alzato questa palla incontrollabile e Piperno frana su Chiaiesi. Sarà Bocci a battere questo calcio di punizione sul lato destro. Vediamo se andrà a cercare lo scarico sul suo lato oppure il cross in mezzo. Molto basso, attenzione a questa palla che potrebbe diventare interessante. Il portiere va a liberare, arriva l'11 che non riesce a servire i propri compagni, erano in mezzo, ha cercato l'opzione più difficile probabilmente. Ora il 23 in velocità sul lato destro, coperto bene i difensori del San Filippo Neri, tutto largo, due giocatori, attenzione al numero 11, dentro l'area di rigore, tenta il tiro, c'è il tocco, fuori. Si inizia a vedere ora il Maccabi con il primo calcio d'angolo sul lato sinistro dal nostro punto di vista e sarà il numero 23 a batterlo. Vediamo se andranno a trovare la gioia del gol con Bianco che va a battere questo calcio d'angolo. Eccolo ora in mezzo, attenzione, palla viene liberata in qualche modo in fallo laterale, non precisissimo questo disimpegno. Spreca tutto il Maccabi, era salito bene, era riuscito a trovare il bandolo della matassa questa volta, però va a sprecare con questo fallo laterale. Ancora una volta il San Filippo Neri dal basso con i suoi difensori centrali. Lenta la manovra del San Filippo a cercare gli spazi giusti, il lancio lungo verso il capitano che non riesce a spizzare e la palla ritorna in possesso di Gallo che va ancora una volta a cercare il lancio lungo. Non è questa probabilmente la soluzione migliore, forse più palla a terra e trovare qualche passaggio filtrante. Numero 8, mantengono ancora palla ma il pressing è alto del San Filippo Neri, la palla è uscita ed è bianca la rimessa. 19 ora verso Gallo. La fanno girare, cambiano il lato, ritornano per vie centrali tramite Bocci. Ancora il numero 13, per vie centrali viene pressato dal Maccabi, prova ad uscire, la palla arriva verso il suo compagno, lo scarico, largo sul lato destro, troppo lungo, troppo lungo. Davide! Troppo lungo per Sott giù. Altro cambio, parte del San Filippo Neri, esce Chiaiese ed entra il numero 17 De Marinis e per il Maccabi esce il numero 11 Fiorentini ed entra il 77 Gil. Forze fresche in questi minuti finali del primo tempo, ricordiamo il punteggio 0-0 e cielo momentaneamente sereno. Sperando che ci lasci la possibilità di continuare queste riprese, non come la scorsa volta con un diluvio incessante. Numero 9 si gira su se stesso, la mette a terra, circondato da tre giocatori, trova il suo compagno, deve scaricare, viene un po' trattenuto, viene fischiato il fallo. Attenzione al Maccabi che sta salendo in questi minuti finali, sta portando più volte il pallone in aria, in zona pericolosa. Vertice destro dell'area di rigore e questa volta portano tutti i giocatori nella metà campo del San Filippo Neri. Solo un attaccante a dar fastidio, barriera a tre,
po' difficile pensare che con il destro possa impensierire il portiere, magari poteva evitare di metterne tre, dare più spazio in area di rigore, infatti c'è lo scambio fuori, poi all'interno, buona l'idea, peccato, non si è chiusa, ci sarà un calcio d'angolo, il secondo, battuto subito, hanno provato a trovarli impreparati e ora esce il San Filippo Neri, esce male purtroppo. Attenzione a questa palla, è regolare, posizione regolare, attenzione, spalle alla porta, il numero 8, tenta il tiro al volo, fuori, il lato destro del portiere, non c'è grossa difficoltà a controllare questo tiro, che rimbalzando si spegne timidamente sul fondo. Riesce a passare Bocci, rimessa laterale, attenzione al pressing del Maccabi in tre, ancora punizione da parte del Maccabi, ancora una volta tutti quanti nella metà campo del San Filippo Neri, sarà il numero 20 a battere questo calcio di punizione veloce verso il numero 8, ma viene interrotto dall'arbitro perché ci aspettiamo il fischio, numero 44, pronto, Spagnoletto, largo, non trova nessuno, queste palle così morbide sono troppo gestibili da parte della difesa, devono essere più tese, più tagliate, devono mettere in difficoltà gli avversari. Una palla così morbida da tutto il tempo ai giocatori esperti a prendere posizione, una volta che prendono posizione è difficile poi magari spizzare o controllarla, e così è stato. Fine primo tempo, ricordiamo il punteggio, San Filippo Neri 0, Maccabi 0, poche emozioni.
I numeri 22 a posto di? Ok. Rieccoci qui a fare il racconto di questa terza giornata di UEFA Super League tra San Filippo Neri e Maccabi. Il punteggio 0-0, ci sono state un paio di sostituzioni, è entrato il 22. Attenzione, liscio subito il 22, come abbiamo detto, il neo entrato. Provare a prendere il possesso di questa palla. Ricordiamo che il punteggio di 0-0 tra San Filippo Neri e Maccabi. Si invertono le squadre, quindi da destra verso sinistra in tenuta bianca il San Filippo Neri, mentre da sinistra verso destra il Maccabi in tenuta arancio fluor su per giù. E ora subito il fallo del numero 23 bianco. Ricordiamo terzo turno di UEFA Super League, la terna arbitrale, direttore di gara Palleschi e poi gli assistenti Salvitti e Maestrucci. Le altre partite tra Monterotondo e Janus, canale YouTube Live Calcio Elite, mentre Flavio 91 Ciampino, pagina Facebook Campionato d'Elite, riprese la eSport Academy Night Bomber, mentre Orione, attenzione alla parata, si rifugia in fallo laterale. Buono il tiro da parte del San Filippo Neri, che trova lo specchio. Attenzione, si lamentano un po' i giocatori del San Filippo Neri perché hanno visto un'irregolarità verso il loro capitano, che è rimasto a terra con un contrasto molto duro. Chiedono subito l'intervento dello staff medico, per andare a soccorrere il proprio compagno. Capito? I morti no, c'è bisogno, Dai, dai, raga, dai, raga. Pronti a ripartire con il gioco, si scaldano un po' gli animi, una partita abbastanza equilibrata a livello di fair play, speriamo che non vada a peggiorare nel tempo, nella frustrazione di trovare quel gol che entrambe stanno cercando. Quando è iniziata questa partita, ricordiamo, momentaneamente il cielo sereno, inizia a scendere un po' di freddo, almeno per noi qui dalla regia, l'occhio di falco, ricordiamo, Massimo Montiroli ha detto alle riprese, mentre la voce di questa sera ancora una volta sarà quella di Branco Fabrizio. Sta salendo tanto il Maccabi, sta cercando di imporre il proprio gioco. Vediamo ora il loro giropalla verso il lato destro, questo lancio lungo, a vederlo, peccato, poco preciso, il numero 9 non riesce a raggiungere, a stoppare a terra e a sviluppare questo gioco Moretti, nulla di fatto. Ora la rimessa laterale, tentano lo schema per la spezzata, attenzione, numero 20 e 14, libera tutto, verso il numero 77, attenzione all'uscita del portiere, un po' troppo ambizioso, la difende bene il 77, va verso Piperno che non riesce a controllare. Ora il numero 8 subito a cercare l'ingresso del suo compagno, ma bene a chiudere centrale difensivo del San Filippo Neri, che non consente l'imbucata dell'attaccante del Maccabi. Ora rimessa dal fondo, vediamo se opterà per il rilancio lungo. Così è, fa salire la propria squadra, al tempo di posizionarsi in campo, si stringono le maglie.
Ecco, ora Mona l'ha spizzata al numero 17, ma non trova nessun compagno. Ora un po' di esperienza, un po' con il corpo. Attenzione a queste giocate. Sarà San Filippo a giocare. La palla un po' troppo avanti, la fa ripetere il direttore di gara Palleschi. Vediamo partita abbastanza equilibrata, due tiri per parte, tre calci d'angolo per San Filippo Neri contro i due del Maccabi, momentaneamente 0-0. E uno ammonito, San Filippo Neri, numero 2 Chiaiese, si scontrano i due nel Maccabi, un po' di confusione, attenzione al passaggio in mezzo, viene chiuso dal difensore centrale, va a sviluppare verso il lato sinistro, ora la porta su, attenzione, va a terra un giocatore del San Filippo Neri. Vediamo se viene chiamato l'intervento da parte del direttore di gara, così stoppa il gioco. Cercare di portare soccorso al proprio capitano. Dovrebbe essere Adamo a terra. Forse non riesce a proseguire il gioco. Sei minuti dalla ripresa, già interrotto il gioco per un infortunio. Adamo probabilmente sarà costretto ad uscire, viene chiamato infatti in causa il numero 7. Che prenderà il posto Pacifici, tra l'altro il vice capitano. Esce dolorante vistosamente. Ricordiamo che lei fa Super League, è un format innovativo che mette insieme le squadre della Serie A d'Elite e quelle della Serie B Challenge in un'unica affascinante competizione. La formula ricalca quella del girone all'italiana su incontri di andata tra pari gradi, con l'aggiunta di sfide incrociate in gara unica tra le protagoniste dei due diversi campionati da disputarsi sempre sul campo della squadra della categoria inferiore. Lancio lungo, buono lo stop del numero 9. Attenzione al piede a martello che non viene visto dalla parte dell'arbitro. Scarico verso il neontrato, il numero 22 che viene recuperato dal 20 del Maccabi, tenta di liberare. L'arbitro viene visto, vede un fallo. Numero 20 è riuscito a prendere bene la posizione, Gioia ora scarica verso il suo compagno, vediamo se ci sarà il fraseggio per portare questa palla piano piano in zona pericolosa. Piperno per via centrale, ancora Piperno, prova a liberarsi, un po' lenta la sua manovra, viene anticipato e bloccato in fallo laterale. Lato sinistro del campo, contro fallo. Giocano indietro ora i ragazzi del San Filippo Neri, che devono un attimo ritrovare il bandolo della matassa, perché il Maccabi inizia a farsi un po' pericoloso. Solo quello che vedo. Ancora San Filippo Neri con il suo numero 5 va a battere questo bisci, questo fallo laterale. Attenzione a queste gambe alte. Alza questa palla verso il neoentrato che la prova a mettere in mezzo di testa, ma non trova nessun compagno. 9 contro 5, attenzione, si rinnova il contrasto tra Bisci e il numero 9 del Maccabi. Moretti parte subito, chiama il pressing alto l'allenatore. Buona l'uscita, attenzione alla maglia, la vede l'arbitro che si allunga e quindi fischia un fallo a favore del San Filippo Neri. Numero 18 ora a battere questa punizione, Gallo. Andrà lungo in mezzo, vediamo come staccherà, prova la spizzata, non trova nessuno. Attenzione al limite dell'area di rigore,
tenta l'imbucata, il numero 22 cerca di metterla a terra in qualche modo, libera il Maccabi, ma la palla ritorna in possesso del San Filippo Neri. Abbiamo visto come qualità tecnica San Filippo Neri sembra averne un po' di più. Dai, Cocco! Siamo lì, raga, siamo lì! Mi servi, Cocco, mi servi! Paolo! Giocano vicino con il numero 6 il Maccabi, prova ora. Ancora una volta scelgono il lato sinistro. Devono provare a girare un po', a cambiare ogni tanto questo gioco. Ora palla in mezzo, ci arriva in qualche modo la arpiona, però il difensore del San Filippo. Ora la spizzata, buona questa azione, scende sul lato sinistro il 22, anche il 7 in mezzo, vice capitano, ma il passaggio va a finire proprio addosso del difensore, sul petto del difensore del Maccabi. E ci pensa il portiere questo rinvio lunghissimo. Attenzione a questi interventi, il numero 22 ha provato qualcosa, non è riuscito. Ora il portiere verso il suo numero 6, veneziano. Si muovono poco, proprio per centrare il numero 23, prova ad appoggiare. Ma trova la mano per coprire il volto, purtroppo interviene toccando il pallone con il braccio. E ancora veneziano. Numero 23, buona spalla alla porta, si riesce a girare. Però vede solo lui il passaggio che avrebbe portato il 22 Piperno in zona pericolosa sul lato sinistro. Buona l'idea, peccato che non si capiscono i due. La palla finisce sul fondo favore del San Filippo Neri. Sale ora il Maccabi, vuole portare un pressing un po' più aggressivo, non vuole dare la possibilità di ragionare, ragazzi, in tenuta bianca. Ci prova, un'attenzione, retropassaggio sbagliato, capisce tutto il 21, buono lo scambio numero 7, la palla non passa tra le gambe, riescono comunque sempre a metterci una pezza. E ora vado a liberare, e ora devono salire, devono portare pressing perché devono sfruttare la loro capacità tecnica rispetto al Maccabi, che pecca un po' nell'impostazione, quindi magari portando un pressing alto potrebbero recuperare palla in una zona molto pericolosa. Buono l'intervento del 15 che va a sfiorare il nostro cameraman. Attenzione al gioco qui vicino, prova a girarsi, ma buona la chiusura del 22, anche tocco di mano, un po' di tutto si vede. Ah, spreca con questa idea, no, niente male, ma non seguita dai propri giocatori. Ma ancora una volta San Filippo, le squadre si allungano, si sono perse un po' le posizioni. Il numero 8 ora, spasso con la palla. Non in ottima giornata, il numero 22 del Maccabi, che spesso fuori posizione, non riesce a dare il là alle azioni della propria squadra. 7 ne è entrato, non è riuscito a girare questa palla al volo. Va bene, dai, posizioni, siamo lì, siamo lì. Bisogna essere un po' più pazienti, magari stoppare la spalla alla porta, far salire la squadra, giocarla sulle fasce per portare palle pericolose e importanti nell'area di rigore. Ancora il numero 7, ne salta 2 con grande classe. Ora il passaggio filtrante, attenzione, poco, troppo lungo, non dà la possibilità ai propri attaccanti di arrivarci. Ora il Maccabi, come detto, purtroppo le qualità tecniche non sono... non sono proprio il massimo da parte del Maccabi, ci mettono il fisico, mentre il San Filippo Neri, un po' più tecnico, riesce a trovare un po' più di controllo, riflettendo su dove andare a posizionare la palla. Battuta veloce ora, numero 8,
per vie centrali. La palla non arriva, c'è comunque una svirgolata, ci sarà calcio d'angolo per il San Filippo Neri, c'è un aggiornamento, una rettifica, i calci d'angolo saranno 4 battuti da parte del San Filippo Neri e 1 per il Maccabi. Cross in mezzo, la palla che rimane lì, attenzione, la mette fuori il tiro, oh, gol! 1-0 San Filippo Neri! La palla che rimane lì, un po' morta, ma non per lui che ci crede, va con un tiro un po' smorzato, non precisissimo, la palla rimbalza più volte e si insacca, il portiere non può vedere quella palla avendo un muro di giocatori lì davanti e all'ultimo prova a lanciarsi, ho sentito da qua, per cercare di difendere la propria porta, ma era invisibile questa palla per il portiere del Maccabi che l'ha vista all'ultimo. Continuiamo così, raga, non molliamo. Riprendiamo ora la voce. Cambia il risultato, 1-0 per il San Filippo Neri contro il Maccabi con un'azione da calcio d'angolo, la palla svirgolata da un paio di giocatori, rimane lì, ne approfitta il numero 8 Carta, che non ci pensa su due volte, va a chiudere un po' la palla che non velocissima ma coperta da praticamente metà squadra, non la vede il portiere del Maccabi che non può nulla, all'ultimo ci ha provato ma era impossibile vedere questa palla in un muro del genere. In tutte le mie telecronache di solito dico sempre che basta un piccolo episodio per cambiare le partite a questi livelli e così è stato, un paio di svirgolate, la palla che viene rinviata in zona centrale limite dell'area di rigore, quella è il peggiore errore che può fare un giocatore. Ne hanno approfittato subito i giocatori del San Filippo Neri andando a chiuderla in porta. Buono questo rinvio lungo. Ora la spizzata, attenzione. Buono di testa verso il proprio portiere. Ora vicino. Vediamo se sviluppano il gioco verso il lato destro. Invece no, andranno per il lancio lungo, lunghissimo. Esce benissimo con il petto. Numero 8 ancora di prima. Devono ragionare ora il Maccabi. Deve metterci il cuore, il numero 9, possesso palla, circondato da maglie bianche, devono girare questa palla, ora sale il numero 6 verso il suo compagno per vie centrali, numero 23, buona questa giocata, attenzione al limite dell'area di rigore, attenzione a questo passaggio filtrante, ma nulla di fatto, ma sembra reagire il Maccabi, lancio lungo, molto lungo, attenzione, liscio, il numero 22 cerca di prendere questa palla, ma il 22 commette fallo, in questo caso l'aggressività di Gozzer sul numero 6 del Maccabi veneziano, non consente il gioco, c'è una trattenuta, attenzione, vediamo se ci sarà il cartellino giallo, probabilmente no. Probabilmente fischiato per il fallo poco prima della trattenuta. Ora il numero 7, posizione circa 26-27 metri.
difficile impensierire il portiere da qui. Palla comunque verso di lui, ma troppo centrale, non crea problemi all'estremo difensore del Maccabi. Per mettere in difficoltà i portieri di solito bisogna antinare abbastanza teso, magari che rimbalzi lì davanti e ci sia l'inserimento dei propri compagni a creare confusione, qualche velo. Attenzione numero 7, attenzione, il Maccabi si scopre parecchio, grande il numero, si gira su se stesso, trova comunque il pallone, rimane a lui, la deve scaricare però, va a terra, non viene fischiato il fallo, lascia proseguire. Attenzione ora, la partita si incattivisce e ci sarà il cartellino giallo per il numero 19. Bocci, che d'esperienza, va a prendersi questo giallo per non far proseguire il gioco del Maccabi, che aveva sviluppato bene l'azione trovandosi in una situazione di vantaggio. Pronto ad entrare il numero 11 del Maccabi, a dare un po' più di velocità alle proprie azioni. Giocano vicino, provano il triangolo, nulla di fatto. Sale forte il San Filippo, Neri vuole accorciare il campo, non dare la possibilità al Maccabi di questi lanci lunghi. Cambio da parte di entrambe le squadre. Entra l'11 da parte del San Filippo Neri. Ed esce il 77, entra l'11 per il Maccabi ed esce il numero 22, Piperno. Pronta la rimessa laterale, sarà il Maccabi a batterla, vediamo come andranno a cercare questo pareggio. Spalle alla porta, prova a girarsi, a far passare questa palla, ma non riesce, il 15 a liberare, attenzione a questi interventi. Vede la spinta o il fuorigioco, non ho ben capito. E... largo sulla destra ora. Non bisogna avere fretta, ora bisogna cercare di portare piano piano questa attenzione, intervento duro sulla palla. Vediamo se ci arriva il numero 22 sul lato sinistro, deve liberarsi del numero 11, ma è molto veloce, sono entrambi molto veloci. Il neo entrato riesce a chiuderla in calcio d'angolo, a difendersi in qualche modo. Fiorentini su Gozzer, sarà proprio Gozzer a battere questo fallo laterale. In mezzo prova la spizzata, numero 20 ora pressato alto, subito chiamato il fallo, vediamo se la gioca veloce. Raffo più centrale, Raffo. Attenzione per via centrale con il numero 45, scarica verso il 44, ancora una volta per via centrali, buona l'uscita, attenzione queste giocate, il numero 20 ora a portare palla, lancio lungo a trovare il 9 in posizione regolare, il portiere esce senza problemi, osservato benissimo questa azione, ma Gioia non ci arriva, anticipato dal portiere. Ancora un rinvio lunghissimo da parte dell'estremo difensore. L'incornata a liberare, ora il 45. Sembra un po' sulle corde il San Filippo Neri. Non riesce a ragionare su queste palle. Numero 9 tenta il tiro. Alto sopra la traversa. Ragazzi, rimaniamo compatti! No. 24 minuti di gioco del secondo tempo, si accorciano le speranze da parte del Maccabi di pareggiare questo incontro. Il numero 7 di prima, attenzione, più veloce, attenzione, il 6 a coprire in qualche modo,
La palla arriva all'estremo difensore, ora il 44, attenzione al ritorno del numero 2 che va a pressare. Ma tanti errori da parte di entrambe le squadre. San Filippo Neri dovrebbe essere più tranquillo, mettere questa palla a terra e farla girare, far uscire, scoprire il Maccabi che deve rischiare qualcosina per cercare di pareggiare l'incontro. Ora cambia il gioco, eccolo qui con lato sinistro, grande il passaggio al numero 23 che lo ha pescato precisamente, ha provato verso il numero 9, disturbato dal difensore il 15, libera tutti, partita molto fisica, tutto l'interesse il San Filippo Neri di non accelerare queste manovre. Attenzione a questo giro palla perché ora il Maccabi ne approfitta in qualche modo, il numero 11 fa per venire la palla al proprio compagno e questa volta punizione interessante. Entra il numero 10, esce il 21, l'arbitro chiama il 4-3-3, nuova impostazione per il San Filippo Neri con questo ingresso, ma attenzione al numero 23 che potrebbe anche provare la porta con il sinistro bianco, in questo caso tre uomini in barriera, molto spostato il portiere, attenzione al tiro ma battuto malamente sulle ginocchia della barriera. Ancora il Maccabi, lancio lungo e sarà così fino alla fine probabilmente. Numero 11 ora in possesso palla, nessuno che gli viene incontro. Cercano di accorciare la squadra al San Filippo Neri per non dare la possibilità di essere larghi e regalare spazi importanti. Numero 20 in possesso da parte del Maccabi, lancio lungo, bene a vedere il numero 9, attenzione al portiere, esce con ottimo tempismo. Si scontrano ora involontariamente il direttore di gara con un giocatore del Maccabi. Non si era accorto il numero 20 di essere molto molto vicino al direttore di gara. Gioia purtroppo è andata ad impattare Palleschi e chiamano l'intervento del sanitario per il direttore di gara. Si interrompe il gioco momentaneamente per dare assistenza al direttore di gara che fortuitamente va a impattare il numero 20, Gioia, del Maccabi. Vediamo se riuscirà a riprendere, in questo caso non so come potrebbero sostituirlo. Si stringono la mano ora Palleschi con Gioia, scontro purtroppo fortuito, a volte può capitare.
viene restituita la palla al Maccabi e sarà pronto con questo rinvio lungo, prova la spizzata ma non riescono a metterla a terra. In qualche modo San Filippo Neri a liberare in fallo laterale, sarà il 45 a prendersi questa palla per cercare di impostare questo gioco. Largo il 19, ora la deve portare un po'. Buono, si fa vedere l'11, attenzione al numero 9, largo a destra. Mi hai messo, scusate, il numero 23. Si è fatto abbastanza male in questo caso il direttore di gara che interrompe nuovamente il gioco. Ginocchio contro ginocchio. Sembra aver accusato l'impatto con Gioia. Vediamo se ci sarà la sostituzione del direttore di gara, magari con il guardalinee. Vediamo un attimo se ci sarà il change. E così è, interviene uno degli assistenti. C'è il cambio. Siamo al 32esimo minuto del secondo tempo e ci sarà sicuramente un copioso recupero per questo infortunio che si vede una volta in una stagione probabilmente. Rimessa laterale per il Maccabi, lato destro, deve recuperare un gol, ci deve mettere tutta la grinta possibile per recuperare lo svantaggio. Tentato la girata, non impatta benissimo il numero 9. Ora sostituzione da parte del San Filippo Neri, entrerà il numero 4. Inizia a farsi sentire un po' il freddo. Giannella entrerà. Entreranno due numeri 4, uno per il San Filippo Neri, uno per il Maccabi. È uscito il numero 5, Bisci, è entrato il numero 4 invece per il Maccabi. Il numero 4 è Bondi, ed è uscito il 44, Spagnoletto. Tanto buono l'anticipo. Attenzione, non si capisce con l'11, però la palla rimane ancora a Maccabi. Giocata di prima, non devono avere fretta, non devono avere fretta. Attenzione per vie centrali, ora il numero 20, autore prima di uno scontro con il direttore di gara. Il numero 11, lato destro, cross in mezzo, non trova nessuno, scivola al momento dell'impatto e la palla si spegne lateralmente sul fondo. Non riesce proprio a camminare. Vale, come stai? Rinvio lungo dal fondo. Allunga questa palla. Ma non c'è nessuno. Ora sarà un po' più attendista il San Filippo Neri, mentre il Maccabi passa una difesa quasi a tre, portando più giocatori possibili nella metà campo avversaria. Attenzione però al pressing che è incessante da parte del San Filippo Neri. Nel momento giusto riescono a salire, prendere palla, impostare le azioni. Peccato per questa che si era liberato sul lato destro tutto solo. Non è riuscito a controllare la sfera, dando la possibilità al Maccabi di fare un contropiede che purtroppo si spegne lateralmente e dà la possibilità al San Filippo in tenuta bianca di riprendere il gioco.
Tana libera tutti, via questo campanile, le squadre che si aprono un pochino, pressing del 22 che non molla, buona questa palla verso il numero 11, vediamo se ci sarà lo scarico verso il suo compagno, tante maglie bianche. Lato sinistro del campo, il Maccabi ora sembra davvero quasi essere passato una difesa a 3-2, perde palla malamente, attenzione, non passa questa palla, il numero 6 ha salvato effettivamente probabilmente quasi un gol con una buona uscita perché era tutto libero l'attaccante del San Filippo Neri che stava scendendo come un treno sul lato destro. Il 6, l'autore di questo intervento difensivo da parte del Maccabi. Vediamo se lo troviamo nella lista. Numero 6 veneziano. Ora il 20, possesso 11. Lato destro, pressato bene Fiorentini. Fiorentini contro il numero 4 ne è entrato. Vediamo se riuscirà a crossare. Prova a rientrare sul suo piede preferito, ma non riesce. E il numero 13 va ad anticipare. Il 45. Sebastiani è andato ad anticipare il numero 45, ora libera tutto il numero 22 Cozze. Manca molto poco. Attenzione il Maccabi, ora limite dell'area di rigore, nulla di fatto, il 9 non riesce a controllare. 19 ora laterale verso l'11. Stanno saltando un po' gli schemi da parte di entrambe le squadre. Il 23 se la porta fuori a spasso, bianco se la vuole portare a casa. Trentasettesimo minuto di gioco. Mancano 3 minuti alla fine del tempo regolamentare per l'80esimo. Gianluca, ci sarà questa sostituzione, Chiaiese entra con il numero 2 ed entra Chiaiese al posto di Bocci, cercare di dare di energie nuove in difesa perché il Maccabi sta salendo e può essere pericoloso in questi minuti finali. Ricordiamo che basta un piccolo episodio difficile questo campionato dove ogni risultato imprevisto fino alla fine, soprattutto in queste situazioni. Adesso praticamente due difensori per il Maccabi, tutti in avanti. Sali! Siamo alti! Ce n'hai due, ancora il ticchettio delle lancette che si sente. È il tempo che passa per il Maccabi, il tempo che si accorcia, la clessidra che finisce, la sabbia che si esaurisce per trovare questo pareggio che porterebbe sull'1-1 entrambe le squadre. Sfortunatamente le occasioni create, 4 per il San Filippo Neri mentre 3 per il Maccabi, non ottimissime poi, 4 angoli per i ragazzi in maglia bianca, solo 2 per il Maccabi. Ricordiamo il gol di carta, il numero 8. E Chianese ammonito. Attenzione al pasticcio, attenzione al pasticcio lì. Il numero 22 Gozzer chiamato a pressare, tirando fuori tutte le ultime energie. Buona questa giocata, la palla che rimane in campo. Non è così, rimessa subito battuta verso il numero 20.
perché prima abbiamo visto scontrarsi con il direttore di gara, costretto poi ad uscire, a cambiarsi con il guardalinee. Tutto libero sul destro, non viene visto il numero 11. Prova a lanciarlo, attenzione il numero 7, in velocità contro il 19. Cinque minuti di recupero, chiama, non so se chiamarlo guardalinee o direttore di gara. Il Maccabi deve tentare il tutto per tutto in questi minuti finali. Gotzer, lato destro. Tensione, questa prolunga involontaria. Numero 20 diventato il metronomo del Maccabi, pronto a lanciare. Pressing molto duro da parte del San Filippo Neri, ma il Maccabi non perde tempo. Buona la visione di gioco verso il numero 11, limite dell'area di rigore. Attenzione in mezzo, il controllo pessimo, regala questa palla nelle braccia del portiere. Giulio! Giulio! Rinvio lungo! Porta a porta in questo caso. Giustamente il San Filippo Neri sarà molto attendista in questi ultimi sgoccioli di gara. È come una goccia che va a riempire sempre di più quel vaso. 3 contro 3, attenzione lato sinistro, lo vede fuori dai pali, il tiro fuori. Chiusi nella propria metà campo i ragazzi del San Filippo Neri, solo il 7 a dar noia, difensori, lancio lungo, buona la chiusura, ora il 7 la deve tenere e rimedia un fallo preziosissimo, un piccolo lingottino d'oro, un lucchetto che va a serrare questo risultato sempre di più sull'1-0. Vediamo se va a sorprendere, sbilanciatissimo il Maccabi, ora deve tenere palla il numero 11, deve farsi fare fallo, conquistare un fallo laterale, un calcio d'angolo, qualsiasi cosa, ma non perdere la palla ora. Non poteva fare di più, circondato dalle maglie arancio. Ora pronto a salire, vediamo anche l'11 che scende sulla fascia. Buona la giocata a liberarsi di due giocatori, vede il numero 9, il più attivo del Maccabi, limite dell'area di rigore, un tiro che si spegne, in fallo laterale, non si sa, non si sa se fosse un tiro o un passaggio, ma si sa che è finito in fallo laterale, dà la possibilità al San Filippo Neri di far passare secondi preziosi ancora, un'altra palla che si perde, manca veramente poco nei 5 minuti di recupero, ne mancano 1,5 circa, 90 secondi. A decretare se saranno 3 punti oppure no. Estremo difensore, devono essere veloci ad impostare. Chiamato fallo. Rimessa laterale, di nuovo, numero 20, che ha gestito negli ultimi 20 minuti gran parte dei palloni, scarica verso il 23, il 7 per poco non beffa, non si capiscono, va a liberare questa palla, sono finiti i palloni probabilmente. Attenzione, la bestemmia non è consentita in campo da gioco, c'è il rosso diretto, colpo di scena, Maccabi espulso. Imprecazione che abbiamo sentito tutti, nervosa la partita, ma non è ancora finito, manca questo calcio di punizione, ce la può fare il Maccabi invece di perdere tempo così.
e due cartellini gialli, numero 6 e numero 11. Tutti nell'area di rigore del San Filippo Neri, la palla in mezzo, attenzione, anche il portiere va a liberare, l'arbitro pronto a fischiare, terzo fischio, 1 San Filippo Neri, 0 Maccabi. Qui tutto da Fabrizio Branco e Massimo Montiroli.